scelte poi pratiche delle chiese protestanti, appunto poi anche qualche piccolo esempio di quello che è l'impegno concreto delle chiese protestanti sulla tematica che sono state appena illustrate. E allora vorrei iniziare con una citazione tratta da un libro di una teologa protestante, Dorothe Soule, è un libro del 1984 in cui lei, per lavorare per amare, in cui lei scrive: la terra è sacra, noi non abbiamo creato la terra, ma ne siamo custodi. Anche se noi fossimo non credenti, la sacra mentalità della terra non cesserebbe per questo di accampare diritti davanti a noi, né di parlarci, né di spingerci oltre una visione positivistica del mondo. Noi abbiamo bisogno di incarnare un amore appassionato per la creazione, e per tenere in vita questo amore noi abbiamo bisogno di riflettere teologicamente sulla creazione. Alla chiusura di questa prefazione ne affermava: credere nella creazione è una possibilità di condividere la terra. Ecco, io sottoscrivo pienamente le affermazioni di questa teologa, che molto appunto si è interrogata sulle relazioni degli esseri umani con il resto della creazione, e in queste sue parole, secondo me, evidenzia un elemento importante di quella che è la nostra riflessione oggi, quella che stiamo cercando di condurre insieme in maniera ecumenica, e cioè che la cura per la terra, per la creazione nel suo complesso, opere dell'amore divino, è strettamente connessa con l'instaurarsi di relazioni solidali tra gli esseri umani e con una giusta distribuzione delle risorse della terra. Questa non è un'affermazione che scaturisce da un moto del cuore, questa mia, ma invece è ancorata a quelli che sono gli studi della Bibbia. E in particolare, se andiamo a guardare appunto un po' tutto l'insieme del testo biblico, possiamo capire che quelle che oggi noi definiamo tematiche ecologiche e di giustizia sociale, nella Bibbia sono un elemento centrale della confessione di fede ebraica prima e cristiana poi. Un elemento è quello che è stato detto prima da Mario, e basti pensare al versetto biblico utilizzato appunto per il tempo del creato di quest'anno, e cioè quello di Levitico, appunto riferito al Giubileo. Levitico 25:10 dice: santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Ecco, qui appunto si descrive un po' l'istituzione dello Shabbat e del giubileo. Il discorso quindi della liberazione del paese e delle persone, il ritorno di quelli che erano diventati servi alle loro famiglie e anche il ritorno dei beni alle persone è collegato poi appunto con il riposo della terra. Infatti si dice ancora: il 50° anno, questo è il versetto 11, quindi subito dopo, sarà per voi un giubileo, non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendegnerete le vigne in colte. E più avanti il Signore, perché qui è il Signore che parla nel testo di Levitico, il Signore aggiunge: le terre
non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Ecco un altro elemento quindi che si aggiunge a quelli già espressi nei versetti precedenti. La terra non appartiene a noi, non appartiene agli esseri umani, ma è Dio che ce ne fa dono, che ce la offre. E però poi di questa terra offerta egli ne chiederà anche conto. E inoltre questi versetti ci dicono anche che lo Shabbat e il giubileo della terra sono anche un nostro modo di relazionarci con Dio. Ci dicono anche sul modo in cui noi ci poniamo nei confronti di Dio. Quindi non solo nel modo in cui ci poniamo nei confronti della terra, della creazione tutta, nei confronti degli altri esseri umani, ma anche nei confronti di Dio stesso. Spiega questo elemento in maniera, credo, esemplificativa il teologo esegeta protestante Walter Brueggemann nella sua esegesi di Genesi 2. Egli scrive: la celebrazione del giorno del riposo, cioè Shabbat, era quindi una proclamazione di fiducia in questo Dio, nel Dio creatore, nel Dio liberatore, un'asserire che la vita non dipende dalla febbrile attività che esercitiamo per provvedere a noi stessi, che può esserci una pausa in cui la vita semplicemente ci viene data come puro dono. Parole non molto diverse da quelle che abbiamo ascoltato prima e che sono tratte dal messaggio di Papa Francesco, e che devo dire, queste sono state scritte nel 1982, anche se poi il libro è stato tradotto in italiano solo nel 2002, ma a rileggerle oggi, dopo il lockdown, dopo questo tempo nel quale noi siamo stati costretti in qualche modo a una pausa, a me ha fatto veramente pensare. Una pausa appunto dalle nostre febbrili attività, come dice Brueggemann, e in cui pure la terra appunto ha potuto godere di questa nostra inattività. Si è potuta riprendere i suoi spazi, ha potuto anche mostrarci appieno la sua bellezza e riconquistare in qualche caso la sua bellezza. E mostrarci come anche è possibile avere un ambiente più pulito e più sicuro per tutti. Insomma, diciamo una sorta di giubileo di 3 mesi. Certamente non paragonabile a quello invece di cui ci parla la Bibbia, e che forse in realtà nemmeno il popolo di Israele aveva completamente esperito. Perché è complesso, è difficile riuscire a portare a te un giubileo della terra, ma è una prospettiva, è un orizzonte che ci viene indicato. Tornando allora a quello che è l'impegno delle chiese protestanti appunto in questi decenni sul tema dell'ecologia, qualcosa è già stato detto da Mario a proposito delle varie assemblee, dei vari incontri ecumenici mondiali. Ecco, diciamo che si è iniziato un processo, un cammino che ancora sta andando avanti e in cui man mano è diventato più evidente come appunto la non appartenenza della terra agli esseri umani è legata anche alla non appartenenza e quindi alla non possibilità di schiavitù o di sfruttamento di nessun altro essere umano. Questa consapevolezza, insieme a quella che Dio si profila nella sua relazione con noi e con tutta la creazione come un Dio di liberazione, come un Dio di salvezza, è diventata sempre di più un patrimonio di credenti e di tante chiese differenti. E così il Consiglio Ecumenico delle Chiese, che è questo organismo ecumenico che rappresenta oltre 300 chiese a livello mondiale,
di cui fanno parte le chiese anglicane, le chiese protestanti, le chiese ortodosse, e di cui la Chiesa cattolica è osservatore, osservatrice anzi, e però è anche membro della Commissione Fede e Costituzione. Ecco, questo organismo mondiale ha incominciato a interessarsi maggiormente della tematica a partire dal 75, in quella che era l'Assemblea di Nairobi. E questo perché? Perché in quell'assemblea cominciavano a partecipare rappresentanze provenienti dal cosiddetto terzo mondo o sud del mondo, che appunto vivevano le questioni dello sfruttamento e dell'espropriazione della terra e della non giusta distribuzione della terra sulla loro pelle. Poi appunto, come è stato detto, in realtà si arriva più avanti all'assemblea a Vancouver nel 1983, in cui appunto questa assemblea diventa l'occasione per invitare, si dice, tutte le chiese ad avviare un processo conciliare di impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. Quindi le tre tematiche importanti intrecciate e tenute insieme. Dopo queste ce ne sono state tante altre di assemblee che hanno continuato a riflettere sul tema da varie angolature, ma questa è stata la prima, diciamo un po' la pietra miliare in questo cammino, in questo processo. Dopo di ciò possiamo dire, per esempio, come elemento anche significativo dell'impegno collegiale di tutte le chiese, l'incontro del 2014, proprio durante il tempo del creato, a New York, in cui un incontro interreligioso questa volta, in cui 30 leaders da diverse fedi religiose si sono ritrovate per discutere insieme e per fissare un cammino comune, delle strategie comuni sui temi dell'ecologia, del cambiamento climatico e tutto quello che è correlato con questo tema. Quindi si è questo movimento, diciamo, comune delle chiese, questo movimento ecumenico, si è poi allargato anche all'ambito interreligioso. E il CEC, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, è stato uno dei promotori di questo incontro importantissimo a New York negli anni 2014. Anche le chiese europee non sono state silenti in questo periodo, ma anzi si sono fatte sentire, hanno preso degli impegni fortissimi. Pensiamo a Basilea nel 1989, quando si è tenuta la prima assemblea ecumenica europea. Assemblea ecumenica europea vuol dire che si è messo insieme la conferenza delle chiese europee, nel quale ci sono protestanti, chiese ortodosse, chiese veterocattoliche e anglicane, con insieme la conferenza, il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Quindi praticamente tutte le chiese europee erano presenti a questa prima assemblea ecumenica. A queste ne sono seguite altre, in particolare a quella del 2007, appunto si è deciso di dar vita ad un tempo del creato, non ripeto la durata, vabbè, 1 settembre, 4 ottobre, le motivazioni ci sono state spiegate da Mario, perché di questo tempo, di queste due date significative e simboliche, e poi quella di Graz nel 1998 è stata costituita, a proposito di azioni anche pratiche, è stato costituito l'ECE, che è una rete ambientale cristiana europea. Questa rete lavora proprio sulle tematiche ambientali, sulle tematiche legate anche alla giustizia sociale, ma in particolare quelle ambientali, e dà vita a materiali di studio, a riflessioni, a materiale liturgico, ma anche a molte azioni pratiche.
simboliche. Il culmine di questo lavoro, secondo me, ma non credo di essere smentita dagli altri, di questo lavoro di tutte le chiese, quindi non soltanto delle chiese protestanti, qui faccio veramente un discorso ecumenico, ma di tutte le chiese europee, è arrivato nel 2001. Il 2001, sono sicura che molti hanno già capito, è stato firmato dai presidenti del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e dal presidente della Conferenza delle Chiese Europee, quella che è la linea guida, la roadmap, direbbe qualcuno, delle chiese, e cioè la Carta Ecumenica. In questa Carta Ecumenica si prendono in considerazione molti temi che riguardano la nostra attualità, che riguardano la missione della Chiesa, e tra questi è appunto quello relativo all'ecologia e alla giustizia sociale. E allora leggo dalla Carta Ecumenica. In essa si raccomanda l'istituzione da parte delle Chiese europee di una giornata ecumenica di preghiera per la salvaguardia del creato, in cui le varie chiese si impegnano a realizzare condizioni sostenibili di vita per l'intero creato. Ancora nella carta si chiede di sviluppare uno stile di vita nel quale, in contrapposizione al dominio della logica economica e alla costrizione al consumo, accordiamo valore ad una qualità di vita responsabile e sostenibile, a sostenere le organizzazioni ambientali di chiese e le reti ecumeniche che si assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione. È un programma non da poco. Domanda: come si fa a renderlo concreto, almeno nei limiti del possibile? E quindi le varie chiese si sono interrogate. Le chiese protestanti hanno cominciato, per esempio, a lavorare, tra le varie cose, sull'impronta ecologica. Ci dicono gli studiosi che c'è, che cos'è l'impronta ecologica. L'area totale, questa è una definizione non mia, ovviamente, l'area totale di ecosistemi terrestri ed acquatici impiegata per produrre le risorse che una determinata popolazione umana consuma e per assimilare i rifiuti che essa stessa genera. Quindi, questo sarebbe l'impronta ecologica. E ci sono vari vari studi che illustrano i metodi come misurare questa impronta ecologica e quindi al tempo stesso come fare per ridurla e per impattare meno sull'ambiente. Su questo hanno cominciato a lavorare varie chiese, cercando appunto di portare avanti una serie di progetti concreti, come quello per esempio di installare pannelli fotovoltaici ovunque fosse possibile, oppure di utilizzare energie alternative o energie rinnovabili, o ancora per esempio cercare in tutte le maniere di implementare la differenziata, cosa che ormai è diventata comune in Italia, ma qui parliamo tra gli anni 90 fino agli anni 80 e 90, e quindi questi sono partiti, diciamo, queste chiese sono partite ben prima di quello che poi si andava sviluppando nelle varie città, almeno nel sud dell'Europa, diciamo così. Qui siamo soprattutto nel nord Europa, e infatti è in Germania dove è nato un progetto che si chiama Gallo Verde, ha questo nome così evocativo e suggestivo, ed è nato in particolare nella Chiesa Evangelica del Württemberg nel 2002, questo progetto in specifico. È partito quindi da una chiesa in particolare, ma ora sono almeno in Germania oltre 800 le chiese, le comunità di fede, i gruppi che hanno aderito, sia protestanti che cattolici, a questo progetto. Questo progetto che cerca di verificare appunto quale sia l'impronta ecologica dei vari gruppi, delle persone, dei gruppi, facendo riempendo queste aree, andando a visitare, controllando, facendo delle verifiche anche stringenti, e quindi queste comunità che hanno aderito a questo progetto cercano di lavorare secondo le indicazioni che provengono da
da una commissione ad hoc per man mano ridurre questa impronta ecologica. Anche in Italia alcune chiese metodiste e valdesi hanno aderito a questo progetto o a similari, ed alcune di queste sono state anche insignite del certificato di ecocomunità. Recentissimamente, ora ad agosto, anche il nostro centro, che si trova vicino Roma, a Velletri, nelle colline romane, quindi un centro giovanile, ha ricevuto questo certificato di ecocomunità avanzata, perché appunto stiamo facendo un programma dove mano a mano stiamo cercando di ridurre la nostra impronta ecologica. Potrei continuare, ma vado velocemente verso la fine. Sì, c'è anche un altro progetto molto, molto importante a livello mondiale, ed è una campagna dove di nuovo si collega il discorso diciamo dell'ecologia col discorso della ridistribuzione dei beni, ed è la campagna legata alle tasse che si chiama Zaccheo. Questa qui è stata promossa dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Non è facilissimo dire in due parole di che cosa si occupa. Se poi voi andate sul sito del Consiglio Ecumenico delle Chiese trovate in dettaglio cos'è questa campagna, però posso dire che sostanzialmente vuole chiedere un impegno a, da una parte, un impegno da parte degli Stati a evitare e controllare quindi che non vi sia un'evasione fiscale dalle grandi multinazionali e da chi come singola persona ha ingenti capitali. Dall'altra, chiedere una tassazione che va tra l'1 e il 2% sui grandi capitali delle multinazionali, in particolare di quelle che utilizzano ancora, che sfruttano diciamo, l'energia elettrica, il carbonio e quant'altro, e poi utilizzare quanto viene raccolto attraverso questa tassazione supplementare per una serie di progetti da fare nei vari stati più svantaggiati, nelle varie nazioni più svantaggiate, per tutti quei servizi sociali fondamentali per la scuola e per la sanità, appunto per cercare in qualche modo di riequilibrare quello che è stato tolto a queste popolazioni attraverso lo sfruttamento, attraverso anche l'opera di queste grandi multinazionali. Molto si potrebbe dire ancora su questo. Volevo lasciarvi con una, perché in effetti c'è per tutto un pezzo su Romani 8, ma lo lascio perdere, una riflessione teologica su Romani 8, però ecco, vi volevo dire due cose, due citazioni brevi, per dirvi: da una parte il mondo protestante è molto variegato, quindi ci sono da una parte dei teologi che neanche tanto tempo fa, come il battista nordamericano Harvey Cox, nel suo libro del 65, La città secolare, lui faceva, esprimeva in maniera chiara che l'umanità è completamente staccata dalla natura e anche dal concetto di liberazione e di salvezza della natura, per cui l'uomo poteva farne ciò che voleva. Dall'altra abbiamo invece il movimento delle ecoteologie o delle teologie della speranza, come quella di Jürgen Moltmann, e le ecofemministe, il movimento dell'ecofemminismo che mette insieme femminismo ed ecologia in una prospettiva teologica di interconnessione, un po' quello che è stato detto appunto nel messaggio di Papa Francesco, dove appunto siamo tutti interconnessi e intrecciati. Ma quella, la citazione che voglio leggere è quella del fondatore del metodismo, e con questa concludo. Il metodismo è stato fondato da un prete anglicano, che poi in seguito lascerà la Chiesa anglicana, da un prete americano nella metà del 1700, e lui in una delle sue predicazioni, con legata una predicazione che rifletteva sulle parole di Gesù sul sermone sul monte, John Wesley scrive in questo modo, mettendo invece in relazione, esattamente all'opposto da quello che dice Harvey Cox nel 65, lui nella metà del 1700 mette in stretta connessione la natura e gli esseri umani, la creazione tutta, dicendo questo, a partire dal testo appunto del sermone sul monte:
La lezione che il nostro benedetto Signore inculca qui e che illustra con questo esempio è che Dio è in tutte le cose e che dobbiamo vedere il Creatore di fronte a ogni creatura, che non dovremmo usare e considerare come nulla separato da Dio, il che è davvero una specie di ateismo pratico, ecco chi lo fa. Ma scruta il cielo, invece scruta il cielo e la terra e tutto ciò che è in esso contenuto da Dio nel sacro della sua mano, e che con la sua intima presenza, quella di Dio, li tiene tutti in essere, che pervade e attua l'intera cornice creata. Ecco, attraverso queste parole, un po' un linguaggio un po' complesso, un po' desueto, quello del 1700, Don Wesley però appunto diceva che siamo tutti collegati, che Dio tiene nelle sue mani tutto e che quindi se tutto è tenuto nelle mani da Dio e tutto fa parte in qualche modo dell'ordine voluto da Dio, dall'amore che Dio promana nella creazione, allora noi non possiamo che guardare l'altro, gli altri e la creazione con gli stessi occhi di Dio. Questo è non soltanto, diciamo così, ciò a cui il modo in cui dobbiamo comprendere, capire l'Evangelo, perché qui si parla appunto del sermone del monte, sul monte, ma anche il modo in cui noi dobbiamo impegnarci come comunità. Quindi è la chiamata alla missione. E penso che questo sia importante per noi, non soltanto per salvaguardare il creato, ma per il futuro dell'umanità tutta.